Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo su Final Fantasy VII. Ogni volta l'intro va un po' per i fatti suoi, ma oggi faremo un qualcosa di completamente nuovo. Dobbiamo andare a Kongaga Area, ma prima ragazzi dobbiamo fare una cosa importante. Siamo a livello 26, voglio arrivare al livello 40. Non lo farò tutto in diretta e vi farò vedere il modo per raggiungere quel livello. Allora, innanzitutto abbiamo la materia tecnica nemico, scan e poi manipolazione. E diamo anche a... Facciamo così. Allora, manipolazione, sostituiamola con tecnica nemica, poi capirete il motivo. E manipolazione. Perfetto. Il metodo migliore per andare a livellare, vi avevo detto che era Yunon Town. Ed è vero. Ma prima dobbiamo fare una cosa. Ci servono delle enemy skill potenti. Oggi vi farò vedere come se ne prende qualcuna. Poi vi farò vedere come si livella. Abbastanza in fretta, anche se un po' pericoloso. E dividerò l'episodio in due parti. La prima parte, che è questa che state attualmente guardando, e riguarda il farming, e poi andiamo a congregare sempre nello stesso video, però sarà diviso in due parti. C'è un video con, per esempio, i primi 20 minuti vi spiego come funziona questa modalità di farming. Ma comunque, bando alle ciance. Allora, la prima cosa da fare, salvate e andate qui e cominciate a girare. Girate, girate. Dovete trovare una chimera. Siamo stati abbastanza fortunati. Analisi, facciamo analisi. Per ora ci interessa questo. E questa skill Aqualung è quella che ci serve. Ci puoi dare... Allora, livello 18. Abbiamo già preso la skill che ci serve. Come vedete è potentissima. E questa skill insieme a un'altra è veramente devastante. L'altra si chiama Beta. Come vedete fa 1000 di danno. Quindi per i nemici normali è veramente devastante. Abbiamo guadagnato pochissima esperienza, ma abbiamo ottenuto quello che ci serviva. Adesso salviamo. Quindi una skill necessaria assolutamente è questa. E devo controllare invece una cosetta importante. Allora, noi abbiamo la Force Seer, la Machine Gun e poi... Voglio vedere se ho come arma... Non ce l'ho quella al 2, vabbè. Fatemi... controllare dopo, no, per ora non mi interessa. Ah. Vabbè, combattiamo per ora, utilizziamo la limit. E questa è la nuova limit, Meteor Rain. Una limit di livello 3 di Cloud, veramente devastante. Guardate che bella, togliamo anche lo spazietto. Contro un solo nemico fa male, ma contro due fa anche peggio. Ok. Adesso voi direte, ma devi andare subito a Yunon Town? Quasi. Ma prima dobbiamo fare una cosetta. Allora, dirigetevi con la macchinina. Io la chiamo macchinina tanto. Non credo che nessuno si possa offendere. Dirigetevi qui e ritorniamo indietro. Ok. Paghiamolo per andare a Yunon come clandestini, vabbè. È la linea di dialogo. Ho deciso di dividere questo episodio in due perché ho già registrato le noir e credo di averlo anche caricato. Perché ormai seguo uno schema preciso. È ripartito anche Dark Souls 2. E ho Final Fantasy affrontato così con un personaggio molto forte e dannatamente divertente. Conoscere questo titolo aiuta.
E non preoccupatevi perché non vi annoierà mai. Mai. Ve lo dico io. Non è un gioco noioso. Adesso che abbiamo l'abilità manipolazione, vi farò vedere come ottenere un enemy skill utilissima per curare il vostro party. Andiamo avanti. Però voglio controllare una cosetta. Vediamo se sono arrivati nuove armi. Si può anche salire, ma attualmente non ci interessa. Lo facciamo dopo. Poi è qui che dobbiamo venire ad allenarci. E qui si può arrivare veramente a livelli altissimi. One moment. No, no, ho sbagliato. Maledizione. Voglio vedere se abbiamo armi a crescita doppie. No. Vabbè, non ci interessa. Se avete armi a crescita doppie potete fare crescere con questo metodo di level up tantissime materie. Io le porterò, credo, tutte a livello 3. Soltanto questa parte è noiosa. Poi io... voi vedrete un taglietto. Io stoppo il video. Prendete da qui. E questo è l'ascensore. Ecco perché vi dicevo, vi farò vedere come si prendono alcune enemy skill importanti. Poi io vado a livellare per conto mio. Vi spiego dove vado a livellare, perché non avrebbe senso che io prendo, registro senza mostrarvi come si farma. Almeno nel CD1, questo, io lo chiamo CD1, nella prima parte del gioco allora, nella prima parte del gioco si può livellare benissimo in questo modo. Come vedete abbiamo anche il Doom Buggy. Sì, salviamo. Però prima voglio curarmi una... vabbè, curarmi, ma dai, non serve. Ok, no, no. Facciamo così e livelliamo qui. Per ora dobbiamo trovare un mostro, quello a forma di insetto verde, che cos'è, volante, Zemzelet, una cosa del genere. I nomi precisi non li so, però bene o male li ricordo, ed è quello l'importante. Se lo troviamo subito siamo fortunati. Anche no. Questi sono facili facili. Che perché dovrei fare livellare il tigrottino, ma... wow, che danno. Però siamo ancora molto scarsi. Anche se abbiamo 1000 HP. No, dobbiamo trovarlo, dai. Fai il bravo. Dai, ti prego, subito, subito, dai, dai. No, maledizione. Ma non è difficile. Ve lo faccio vedere con molta calma. Ormai siamo qui abbastanza troppo forti. Se non sbaglio, voglio farvi vedere se qui si può ottenere Yuffie, un nuovo personaggio opzionale. Dai, dai, dai che... dai che spunti, dai che spunti. Ragazzi, ti fate con me per un pizzico di fortuna. Forza ragazzi, mi affido a voi. Mi affido a voi. E invece no ragazzi, mi avete tradito come Giuda. Proviamo Aqualung, vediamo com'è. Consuma 34. Guardate le 6 danni. 1400 di danni. Possiamo buttare a terra anche un altro personaggio. Ho deciso di fare questo video farming perché la prossima area non è molto lunga, quindi mi sono detto, faccio vedere ai miei iscritti come si farma come Dio comanda qui. Allora, su PlayStation il gioco era diviso in 3 CD. Quindi
Fino al livello 40 il metodo migliore per expare. Ma sicuro. E guardiamo anche la nuova enemy skill. Naturalmente se beccate il colpo lo colpite normale, se beccate il mancato mancate il colpo, ma se beccate tre volte il se beccate il sì vi fa un colpo critico. Quindi se fate tutti sì, immaginate la potenza di tifa, veramente devastante. Non mi piace tanto questo metodo di questo limit, però è, cioè il modo in cui funziona questo limit non mi piace, però è tutto adesso sì, dai. Credo che ce l'abbiamo fatta. Non è vero. Se si deve annoiate. Ah, è una cosa importante. Esiste un modo per ottenere tutte queste... Dove sono? Steroidi, palledure, fosforo, adrenalina, portafortuna e tutte le altre. Ma molto più avanti, poi vi farò vedere come. Non si possono sdoppiare con il glitch del V-item, però... Non vi preoccupate. C'è un modo, però soltanto per i power source, cioè per gli steroidi, ma... Dai, dai. Oh, ecco il mostro che cercavo. Dovete semplicemente... Zebzellet. Manipolarlo, basta, e non fare altro. Adesso è nelle nostre mani, dobbiamo aspettare il turno di Barret. Vento bianco. Apprendi tecnica nemico, vento bianco. Rapido, veloce. Come avete visto abbiamo perso soltanto 5 minuti. Niente di così devastante. Ok. E questa fase è fatta. Adesso voi direte abbiamo finito? No. Allora, il personaggio secondario magari lo vediamo dopo con Gaga. Tanto lo possiamo anche prendere. Adesso dobbiamo curarci. Perché nel primo continente, quello in cui siamo attualmente, è possibile ottenere la limit 4 di Tifa, ma è un po' di Iris. Ed è un po' complesso, io non l'ho mai presa, quindi la prenderò per la prima volta con voi. Ma non ora. Per ora voglio vedere se riesco a trovare... A sconfiggere un altro mostro seccante. Io ricordavo che da qualche parte qui, credo in questa... Forse in questo cespuglio si potesse ottenere Yuffie. Adesso vediamo se funziona. Tanto la prima parte sarà così, ragazzi. Combattimenti. Che carini. Adesso accedere alla potenza di Elimissima. Vediamo. Abbiamo preso vento bianco, che vi faccio leggere la descrizione. Ristora più bello stato di tutti gli alleati. Addio. Questa sarà la enemy skill che userete tantissimo per il farming. E io non ricordo dove si trovasse Yuffie. Vabbè. Ma andiamo a prendere un'altra un po' più epica. Esiste un enemy skill molto molto simile ad Aqualung, però di elemento opposto, fuoco. Questa è acqua, fuoco. Sì, sì. Quindi per ora uccidiamo questi quattro buffoni e dobbiamo attraversare le miniere. E dai. Aia, critico. Non mi andava, ragazzi, di fare un video breve soltanto per questa cosa. Scendete qui e andiamo qui. Voi direte, ma che ci fai qui? Adesso lo vedrete. Porterò questi personaggi a un livello altissimo.
Ma prima dobbiamo testare le nostre abilità. E andate qui. Voi direte sì, ma qui non puoi passare perché c'è il serpentone. Dobbiamo sconfiggere il serpentone per prendere la sua enemy skill. Salviamo sempre l'area di Yunon. Praterie. Va bene così. Allora, il serpentone ha degli attacchi fisici spaventosi che almeno per questo livello. Quindi, la prima cosa da fare è tecnica nemico e utilizziamo subito acqua lunga. Danno acqua. E poi facciamo l'analisi. Perché l'analisi è importante. Quando lui si alza farà molto più danno e utilizzare una enemy skill veramente cattiva. Livello 26. Ancora 3000 HP. Posso fare altri due attacchi. E posso anche utilizzare vento bianco che... consuma molto. Adesso credo che lui utilizzerà quella che dico io. Potrei anche metterlo in difesa a Cloud. Mi interessa così. Dai, usala. Attacca, dai. Utilizza perché utilizza tante. Ecco, quando fa questa abilità ci butta fuori un personaggio, il bastardo. Allora, io attaccherò solo con Cloud. Eccola qui, Beta, vediamo se riusciamo ad apprenderla. Se non crepiamo, perché adesso c'è questo... ho questo dubbio. Siamo morti tutti e due, non ce l'abbiamo fatta. Ci siamo salvati soltanto per quella cavolata. Maledizione. Non siamo attualmente a livello. Il livello 26, come faccio a reggere un attacco del genere? C'è soltanto un modo. E non mi va di utilizzarlo. Ok, ho un'idea. Vediamo se funziona. Allora, Barret a elementale, mettiamo. Al posto di Omni questa. Questa va qui. No, che Cristo Dio quando mi sbagli queste cavolate. Elementale, lungo raggio. Ci serve. Ecco perché ho del joypad della 360. E beh, Cristo, fermo! Troppo sensibile. Signore Dio! Ecco perché odio queste cose, perché farle così... Ok, lungo raggio ci serve, insieme a Omni ci serve... Togliamo Risana per ora. Sostituiamola con niente. Non abbiamo vita e poi la farò crescere. Ok, dovrei aumentare di livello. E deve essere un must. Adesso dovrei avere l'elemento fuoco dimezzato. E infatti. Voi non sapete, ragazzi, quanto odio giocare con questo joypad della 360. È snervante e dannatamente stressante. Risalviamo, proviamoci un'ultima volta. Questa volta utilizzando velocità. Sappiamo quanta vita ha. Il problema non è tanto sconfiggerlo. Il problema è resistere a quel dannato attacco. Allora. Dobbiamo stare molto attenti.
riesco a fare così. Utilizzare sempre una magia di cura. Se non ci butta fuori un personaggio, ce la possiamo anche fare. Dai. Non possiamo usare tecniche nemiche. Vediamo, lo sto utilizzando. No, ma dai, che mi butti fuori al... Vaffanculo. Dai, lo fai il suo attacco. Posso mettere... Sì, però mi servi veloce, non mi servi lento. Vediamo, se resiste con Tifa, che è quella più scarsa, ce la facciamo. Non abbiamo nemmeno... Eccola qui, Beta. L'importante è poi fuggire, se non sbaglio. Infatti. Dai, dai. Che ce la facciamo? Fuggi. Fuggi. Ti prego, dimmi che la che lo buttiamo a terra, altrimenti abbiamo perso la partita. I pro, ragazzi, i pro, le strategie. Dovevo avere 1000 HP in più per resistere a questo attacco. Però guardate la miseria che ci danno, 250 punti. Voi direte, che ci fai con questo? Francamente, nulla. Ma in compenso abbiamo anche ottenuto un'abilità spaventosa. Dammi un etere. Adesso la stessa cosa la facciamo con Cloud. Allora, noi abbiamo Omni e Cura. Quindi Arrange e Scange. Quindi farò fuoco. Meno è più semplice. Perfetto. Prossimo obiettivo, riuscire a sistemare questa cosa. Faccio di nuovo salva e riproviamoci. C'è un'altra enemy skill importante, che è quella... del... come cavolo si chiama? Come vedete respawna subito, però dà veramente pochissima esperienza. L'unica cosa utile di questo serpente è che per ora fa lo scaltro soltanto. Chissà cosa si prova a utilizzare. Voglio fare una cosa veloce. L'importante è prendere l'abilità e devastarlo. E naturalmente curarmi quando possibile. Ok, dai. Fai questo attacco. Adesso dobbiamo curarci sempre. E voglio anche utilizzare analisi se è possibile. Non è possibile. Vediamo. Potrei buttarlo giù anche con un semplice colpo. Adesso utilizzerà Beta, grande. No, no, no. Mi butta fuori quello che mi serve. Perché è una merda. Ah, potete anche avvelenarlo, ragazzi. Però ovviamente non mi serve un cazzo. Adesso io vorrei capire una cosa. È una rottura di palle. Posso fuggire o devo per forza? Vabbè, lo utilizzare io. Io utilizzo questa. Abbiamo vinto. Non abbiamo vinto, abbiamo perso. Perché non abbiamo... seccatura, ragazzi, voi non vi rendete conto quanto è stressante per ora farlo a basso livello. Utilizziamo qualche gran pozione. Ecco, le utilizzo a muzzo io, perché naturalmente il gioco non funziona come dovrebbe. Dai, prendiamo questa enemy skill e basta. Ci provo un'ultima volta, ma che vada, lo faccio off screen quando sono di livello superiore. Volevo prenderla adesso però. Allora, dobbiamo usare 3 di queste. Eh,
Fermo, fermo, fermo. Cavolo. Cavolo. Mamma mia. Cioè, poverino, sto subendo un attacco massiccio di Aqualung che gli farà veramente male. Adesso accedo come funziona vento bianco. Vai. Vabbè. Questa volta mi ha buttato fuori quella che non mi serviva. Però non utilizzo vento bianco, voglio soltanto curarmi. E poi lo devasto con Aqualung. Ok, perfetto. Ce la faremo, ce la faremo. Impasta resistere al prossimo colpo. E ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, l'ho affrontata a livello 25-26 quello che... Oh! Mamma mia, ci poteva aprire in due. Ma è cantare vittoria fin quando il mostro non diventa rosso. E ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo due enemy skill essenziali per dove dobbiamo andare a farmare. Poi io taglio. Voi vedrete un micro taglio. E poi io riprenderò a giocare con un personaggio completamente nuovo. Allora, fate così ragazzi. È il metodo migliore per diventare dei dannatissimi carri armati. E dobbiamo risistemare subito subito le materie, cosa che farò veloce veloce adesso. Allora, questa la voglio dare a Barrett. Fira non ci serve. Ci serve abbiamo messo anche cura. Cura, cura, non ce l'ho. Eccola qui. Così abbiamo Omni e cura ed è a posto. Omni e fuoco non ci serve. Avevamo messo risana, che la voglio fare crescere un poco. Cura va qui. E lungo raggio già l'avevamo messa. E cosa ci manca? Ma francamente non mi ricordo. Beh, Tifa sarà un personaggio essenziale. Manipolazione la potrei anche mettere. Facciamo crescere cura, ragazzi, è più importante. Quindi adesso tutto è ritornato alla normalità. E adesso ritorniamo indietro. Ci sarebbe anche da prendere l'enemy skill, quella Matra Magic, ma la prenderemo dove dobbiamo andare adesso. Guardate, questa prima parte è stata farming. Oh sì, attaccatemi, vediamo quanto siete potenti. Riusciranno a sconfiggerci? Non credo proprio però. Adesso abbiamo degli attacchi spaventosi. Cioè le tecniche nemiche sono veramente devastanti. Oppure ragazzi, facciamo una cosetta. Perché c'è da un bel po' che sto registrando. Se il video supera dei 30 minuti lo carico così e poi nel prossimo con molta calma andremo a fare tutto quello che c'è da fare. Così ho livello, bello tranquillo, così ottengono gran pozioni, ricordatevelo. E dai. Il problema è dove stiamo andando ora. Se il mostro di prima vi sembrava forte, quello di adesso è un po' più pericoloso. Spero tanto di non avere problemi. E basta, e basta. Dai. Davvero? Però si ottiene molta esperienza e veramente c'è anche il trucchettino. Con i due colpi ti apro. Come vedete non mi faccio scrupolo a utilizzare anche le code di Fenice, perché tanto adesso i soldi li faremo. E anche tanti.
Allora, andiamoci a riposare, che è importante. E terminiamo questo video con il metodo di farming. Io lo chiamo del CD1 per abitudine. Migliore per questa prima parte di gioco. Anzi, facciamo se prima di arrivare a Nibelheim o a Kongaga potete fare questa parte. È un po' più difficilotta, l'avete visto anche voi. Però, come vedete, in mezz'ora circa, senza tagli, già avete preso, per esempio, la skill, questa di qui, più potente. E siete abbastanza equilibrati. Cioè, già con queste due enemy skill, ragazzi, potreste fare danni. No, non ci serve per ora il menu di salvataggio, perché dobbiamo andare avanti, avanti. Allora, in un'ora di... io farò un'ora di farming, ma non adesso. Adesso vado io a riposare. Però questo episodio mi sta piacendo. Cioè, non stiamo andando avanti. Diciamo che è un episodio di intermezzo. Ok, adesso qui dobbiamo venire. Ma prima di tutto dovete salvare. È essenziale. Qui è a fortuna, almeno per i primi livelli. Entrate qui. No, dove era l'altro? L'altro. Allora, entrate qui e salvate. E qui comincia il farming abusivo anche per me. Perché io ricordo che nella mia prima partita su questo titolo, visto che il gioco si buggava sempre per causa mia, spremevo il personaggio al massimo. Il massimo livello che io abbia mai raggiunto è stato il 57, una cosa del genere. Qui vi parlo di 20 anni fa. Adesso arrivati qui, parlate con questo, vi dirà ci stiamo allenando. E cliccate qui col cerchio. Si attiverà questa bella lucina e partirà questo bellissimo combattimento, che ci darà... la prima cosa da fare è questa. Io ricordavo che erano più fuori. Acqua lunga come se non ci fosse un domani. Non appena finiscono gli MP, ragazzi, andatevi a curare. Io ricordavo che facevano molto più male. Però qui si ottengono anche molte AP, soprattutto. Ok, è facile, ragazzi. Però guardate quanta esperienza. Piaga virale, che non ricordo cosa facesse. Poi arrivati qui, vorrei fare una cosetta. Noi abbiamo... facciamo una cosa, ho un'idea. Scambia. Mettiamo questa cura qui. Basta. Almeno ci curiamo. Qui è veramente, livelleremo tantissimo. Voglio farvi vedere se è possibile ottenere... no, di nuovo questi no. Però già siamo... questi sono facili. Poi spuntano anche a 3. Beta, proviamo, dai. Almeno avete visto anche la nuova enemy skill di Cloud, di Tifa e di tutto il resto. Io qui farò veramente tanto level up, ragazzi. Voglio vedere se arrivo al livello 40. Ok, già siamo a livello 27, quindi ci mancano ben 13 livelli. Dai, 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 dai. E qui si può ottenere anche Matra Magic da un nemico un po' più potente. Lo dico un po' perché è veramente cattivo. Ed è la Death Machine, che eccola qui. Pericolosa, può anche... allora, per ora utilizziamo Beta. Poi magia, cura. E poi la possiamo anche manipolare. Se non erro si può manipolare. E questi sono i nemici che incontrerete. Vabbè, dai, ce la fai a manipolarla. Ecco, il mitragliatore B è bruttissimo.
Perché appunto fa due attacchi, quindi dovete curarvi. Ok. Proviamo a utilizzare magia matra. Apprendi tecnica nemica magia matra. Proviamo il sì. È un mancato, quindi. Dai, ce la facciamo a buttarlo giù. Vedete l'attacco critico quanto danno? Ah, si è sparato anche da solo. Ragazzi, questo era il metodo migliore per livellare. Naturalmente troverete anche gruppi di tre nemici. E abbiamo livellato punti. PA ce ne dà 80 punti. Bene ragazzi, adesso vado a salvare. Qui si fa veramente il caos puro. Possiamo anche devastare il gioco. E adesso livellerò come un pazzo, perché mi piace troppo livellare. E non appena guadagnerete qualche soldo, potete andare qui, fare così. Ogni combattimento guadagna 30 gil a notte, cioè una miseria. Voi ne guadagnate tipo 20.000, 2.000, passa. Beh, pensavo che sarebbe stato più breve questo episodio, invece no, è stato molto producente. Vi ho spiegato nei minimi dettagli come prendere delle abilità. Affrontare a livello 27-26 questa zona è l'ideale. Salvate qui. Ragazzi, io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Se volete lasciare il mi piace, fate voi. E un saluto a tutti voi. Ciao a tutti.